tutte ragazze! Allora, perdonate il cappello, ma sinceramente i miei capelli oggi hanno deciso di vivere di vita propria e io non ho assolutamente voglia di dargli la soddisfazione di farmi una cavolo di piastra. Scusate se sono stata assente dal canale per qualche periodo, purtroppo sono stata molto male e oggi praticamente è il primo giorno che riesco a uscire di casa e ne ho approfittato per fare il video della multicollaborazione. La canzone preferita di questo mese è Everything is Awesome. Il cibo preferito di questo mese è stata sicuramente la pizza al formaggio pasquale. Io ne sono letteralmente drogata, penso che me ne potrei mangiare a quintali senza mai essere sazia. È una pizza soprattutto buonissima da fare insieme ai salumi. Per chi non lo sapesse, io sono umbra, che è praticamente la patria del salame e del prosciutto buono, almeno secondo me. E quindi sì, sotto Pasqua ci ho dato dentro e anche nei giorni successivi, perché appunto le fa in casa mia madre. Quindi avevamo una cosa come 12 pizze pasquali da doverci mangiare nel giro di 2 settimane. Poi uno si chiede perché sono grassa. L'accessorio del mese, sinceramente non so se sto dicendo una cavolata, non so se si può definire un accessorio, ma per quanto mi riguarda è questo. Bellissimo accendino con i baffi che io praticamente ormai mi porto ovunque. Io non fumo, non ho mai fumato a tempo di vita mia, i miei genitori sono grandissimi fumatori, però io proprio per esperienza, appunto per la loro esperienza tramite il fumo, sono sempre contrarissima, cioè non mi è mai piaciuto fumare. E ragazzi, non fumate, mi raccomando, vi fa male alla salute. Telefilm del mese. Allora, il telefilm del mese sicuramente è stato Big Bang Theory. Ho approfittato dei pochi giorni di malattia, pochi per modo di dire, però ho approfittato dei giorni di malattia per rimettermi in pari con la serie. Io infatti sono sempre stata una grandissima fan di Big Bang Theory. Però negli ultimi tempi, soprattutto con l'inizio dell'ottava stagione, non ero riuscita a stargli appresso perché appunto ho tanto da fare e quindi ne ho approfittato della malattia per mettermi in paro, ho visto tutta l'ottava serie e mi è piacevolmente piaciuta. Nella settima serie avevo percepito un certo calo, diciamo, dei ritmi e così via. Invece l'ottava mi sta piacendo molto, anche perché io sono una grandissima fan della coppia Sheldon-Amy, tanto love per loro, e questa serie mi sta veramente soddisfando da quel punto di vista. La fangirl che è in me si sta scatenando come una iena. Nell'intermezzo ho messo giù il cappello perché mi sono appena resa conto che una zanzara mi ha appena pizzicato la fronte, quindi per evitare di farvi vedere lo sfogo che mi è appena venuto in 3 secondi netti l'ho tirato un po' più giù. Prodotto per la cura del corpo del mese, sicuramente il prodotto che mi è piaciuto di più è questo, che non so quanti di voi lo conoscono, comunque sia, è il profumo di Frozen. E voi direte, ma quanti anni hai? 5? Probabilmente sì. Questo però è un profumo della Natura Verde, questa è la marca appunto, e mi sta molto piacendo, anzitutto perché ha una buonissima fragranza al muschio bianco, che a me piace tanto, ma soprattutto perché è totalmente biologico, senza alcol e senza niente, appunto è per i bambini. E io purtroppo sono allergica a tutto quello che respiro, quindi i profumi biologici mi fanno veramente bene rispetto agli altri che invece magari mi danno allergie o comunque sia mi provocano problemi di respirazione. Lo youtuber più seguito questo mese è stato sicuramente Fraus della rubrica di Parliamo di Videogiochi. È un canale appunto dedicato al mondo videoludico. A me queste cose piacciono tantissimo, quindi io lo seguo sempre molto volentieri. Seguivo soprattutto lui e il Lino se n'è andato questo mese e adesso appunto è rimasto soltanto Fraus. Mi fa sempre tanto ridere, cioè il suo canale è una cosa spettacolare, e se siete un po' appassionati di videogiochi, mondo videoludico, così, io vi consiglio veramente di darci un occhio. La candela preferita di questo mese è una Yankee Candle, stranamente, Midsummer's Night. Questa candela per me è veramente significativa perché mi ricorda tantissimo il profumo che usava mia nonna. Mia nonna purtroppo è venuta a mancare da parecchi anni. Però io ho ancora questo ricordo di bambina, di lei, e non lo so, quando mi manca casa, io comunque sia sono una studentessa fuori sede, non torno più o meno una volta al mese a casa, e quando casa mi manca particolarmente io accendo questa candela e improvvisamente mi rilasso. Quindi diciamo che è la candela della solitudine e dell'emergenza, anche se detta così sembra una cosa un po' da depressione totale. L'esclamazione preferita del mese. Allora, dovete sapere che io dico molte parolacce, non so se l'avete intuito dai miei video. Cerco sempre di trovare delle esclamazioni sostitutive alle parolacce in modo da
limitare l'uso che ne faccio. Appunto, questo mese la parola che ho iniziato a sostituire alle parolacce è San Crispino. È un modo di sfogarsi molto veloce, non insulto nessuno dicendo San Crispino, se non l'anonima marca del vino a cui porgiamo un saluto e un abbraccio. Attore preferito del mese sicuramente Michelle Pfeiffer, perché ho rivisto Cherie, che è uno dei miei film preferiti. Io sono innamorata di quella donna, veramente. Ci sono persone che nascono con 100.000 talenti e poi ci sono io che ancora mi attacco i bollini della mela sulla testa. Film preferito del mese. Allora, il film che sicuramente mi è piaciuto tantissimo questo mese, in riferimento anche alla canzone, è Lego Movie. Io non ero tanto convinta di vedere questo film, la critica era stata bestiale nei suoi confronti, io tutti quelli che ho letto, le recensioni, oppure che l'hanno recensito online, l'hanno criticato in una maniera oscena, e infatti ero molto indecisa se effettivamente vederlo oppure no. Poi il mio ragazzo mi fa, dice, dai, ci tengo tanto a vederlo, così, ok, l'ho visto, ma ero proprio partita prevenuta, proprio, sono stupida, lo so, quando faccio queste cose. L'ho visto e mi è piaciuto tantissimo, cioè io veramente sono rimasta sconvolta. Mi è piaciuto, mi ha fatto ridere, è stupido, è vero, però è quella stupidità che poi alla fine ti riesce anche a strappare un sorriso, ma un sorriso proprio dal cuore, non una risata, proprio un sorriso di emozione. Quindi io ve lo consiglio veramente tantissimo. L'abbigliamento del mese è più o meno standard, naturalmente sono stati i miei jeans, che non vi faccio vedere perché sono dei semplicissimi blue jeans, e sopra in questo mese ho usato tantissimo questa maglietta, che non so se riuscite a vedere, eccola qua. Come vedete ha il simbolo di Batman, quello degli ultimi film, e me l'hanno regalata all'Unieuro con l'acquisto del cofanetto dei Blu-ray del tutta la saga di Batman. La cosa più bella di questo mese è stato sicuramente fare shopping con le mie coinquiline. Dovete sapere che io odio fare shopping, o almeno comunque sia io odio fare shopping di vestiario. I negozi di abbigliamento sono praticamente il posto che più odio dopo i dentisti, probabilmente. Non trovo mai niente che sia della mia taglia, e questo è abbastanza palese perché, vabbè, capisco che ho una taglia un po' difficile, ma oltretutto odio proprio fare shopping con le persone. Ho infatti tante amiche che, per carità, le adoro, però quando andiamo a fare shopping hanno la capacità tremenda di stare dentro un camerino anche 2 ore. E questa cosa mi mette in tilt, perché io sono un tipo che entro, trovo qualcosa che mi piace, lo provo, mi entra, o comunque sia mi piace come mi sta, esco. Andare quindi con le mie coinquiline è veramente per me un modo per rilassarmi, perché loro hanno un modo di fare shopping molto simile al mio, e infatti siamo andate, ho trovato un vestito molto carino, ho trovato le scarpe, cosa stranissima. Ragazze, allora io faccio un appello a internet. Quante di voi hanno il 34 di piede / 35? Perché io porto 34 di tacchi e 35 di scarpe da ginnastica. Fatemi sapere voi dove trovate le scarpe, perché io sono disperata, veramente, non trovo mai scarpe. Per me trovare un paio di tacchi è un po' come trovare il Santo Graal, una cosa oltre i confini della realtà. Il fumetto del mese è stato sicuramente questo. Non so se si vede perché c'è il riflesso, però comunque sia è Harley Quinn, proprio, della serie Batman. Questo fumetto è veramente molto difficile da trovare. Io l'ho trovato qui alla fumetteria di Forlì e veramente lo cercavo da tantissimo. Me l'ha regalato il mio fidanzato perché ci teneva tanto a regalarmelo. È un fumetto che appunto parla un po' delle origini del personaggio. Molte di voi infatti mi chiedono che cos'è Harley Quinn, cosa significa. Harley Quinn molto semplicemente è questo personaggio, ed è né più né meno la compagna del Joker, o comunque sia nasce come la compagna del Joker, poi ci sono vari sviluppi in vari sensi. Io questo mese sinceramente non ho un posto particolare dove vorrei andare. Il posto del mese infatti per me molto semplicemente equivale a qualsiasi posto dove posso trovare persone che mi vogliono bene e che mi fanno compagnia volentieri. Quindi sì, direi qualsiasi posto dove posso sentirmi a casa. L'oggetto kawaii del mese è sicuramente questo. Guardate quanto è carino! È uno Tsum Tsum della nuova collezione. E per chi non l'avesse riconosciuto, è Sven di Frozen. Devo dire che la collezione di Tsum Tsum di Frozen non mi è piaciuta moltissimo.
Elsa e Anna non mi hanno proprio entusiasmato. A tantissime piacciono e lo so e lo rispetto, è soltanto che a me gli Tsum Tsum versione umani o comunque sia figure umane mi convincono poco, mi sembrano un po' meno curate o comunque sia mi sembra che hanno una faccia quasi da maiale. Quindi è una cosa totalmente di gusti, non le sto criticando, magari a tantissime di voi piacciono, però a me non convincono proprio. E quindi ero andata là con l'idea di prendere Elsa, ma quando sono arrivata là ho cambiato totalmente idea e ho visto Sven, che è adorabile, cioè io non so se riuscite a vederlo, ha questa linguetta di fuori, gli dà proprio un'aria da deficiente pazzesca, lo adoro. E poi è veramente molto morbido, cosa che io adoro degli Tsum Tsum. Ne ho presi altri due, fatemi sapere se volete magari una piccola review di Sven e degli altri due che ho preso, che per chi non lo sapesse sono Stitch e Bullseye di Toy Story. L'acquisto del mese è stato sicuramente questo. Ah, guardate quanto è bello! Non so per chi di voi conosce questo personaggio, i più anzianotti sicuramente se lo ricordano, le nuove generazioni non so quanto sono informate al riguardo. Questo è Capitan Harlock. Hanno fatto anche recentemente un film digitale che però a me non è piaciuto tantissimo, e recentemente è uscito anche un film della vecchia serie. Comunque sia, è una edizione sottiletta, io almeno le chiamo così, però in realtà sono le edizioni fascicolo, che sono appunto queste, uscivano principalmente negli anni 90 e infatti questa è del 93. In qualche fumetteria ancora si trovano queste edizioni, però adesso hanno fatto le ristampe, sono dei volumi proprio grandi a fumetto, quindi la metà di queste. A me però piacciono molto di più perché i disegni si vedono molto meglio, è molto più facile da individuare, e io adoro lo stile di Capitan Harlock. Vedete, non so se riuscite a vedere che bellissimi disegni ci sono. È veramente molto particolarizzato. È uno stile che a me piace tanto, e poi in generale Capitan Harlock era il mio sogno da bambina, cioè io speravo che un giorno Capitan Harlock arrivasse sulla Terra a prendermi e per vivere insieme tantissime avventure. Quindi quando ho trovato questa edizione del 93 in una fumetteria a 2,10€, ho dovuto prenderlo, cioè non c'era alternative, dovevo prenderla. Bene ragazze, il video finisce qui, io spero che questo video collaborazione vi sia piaciuto, vedo comunque sia che vi incuriosisce molto sapere cosa faccio durante i mesi, anche se non so perché, dato che la mia vita è di una noia mortale. Magari in un commento fatemi sapere anche voi quali sono state le cose che avete preferito in questo mese, se ci sono state novità, mi fa sempre piacere leggere i vostri commenti, anche se purtroppo spesso non riesco a rispondere a tutte per una mancanza sempre di tempo. Però veramente io i commenti li leggo sempre, quindi lasciatemi qua sotto qualche commentino in cui mi dite qual è stata la canzone, il film, queste cose preferite del vostro mese. Io vi mando un bacione come sempre e ci vediamo al prossimo video. Ciao!